cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Era da un po' che non facevamo un video in un fast food svizzero. Però la situazione è questa: siamo relegati qui dentro e è uscito un nuovo panino da Burger King e abbiamo detto perché no. Il panino in questione è il Double Bacon and Cheddar, un nome semplice per un panino che è tracotante. Cioè proprio c'è tanta tracotanza. Ma ragazza, ha letto sta parola? L'ho visto ieri sera su Django, che c'è Dottor Schultz, dice tracotante. Cioè non ho ancora capito che vuol dire, ma volevo usarla. Benissimo. Comunque sì, un panino che premette un botto di ignoranza. Ci mancava un po', avevamo voglia di un po' di ignoranza, beh. Serviva un panino cafone. Ci serviva ed è arrivato. Prima di iniziare, ragazzi, ricordatevi di supportare il canale iscrivendovi se non l'avete fatto. E non l'avete fatto, fateci arrivare a 90.000. 100.000 ormai sono sogni anche quest'anno. 100.000 sono sogno. Grazie tante, come al solito siete delle merde. Ma almeno arriviamo a 90.000. Bravo Oki, quindi la facciamo breve che abbiamo pure fame. Burger King, arriviamo! Tu chiamami dopo che sono impegnato perché è uscito il video nuovo di Okiro e Toppiati. Amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Allora, abbiamo speso un botto, come sempre quando mangiamo in Svizzera. Abbiamo speso 33 franchi e 30, cioè tipo più di 30 euro per un double bacon and cheddar menù large e uno solo panino. Però c'è un piccolo extra, perché con il menù che ho preso queste fries con la carne secca dei grigioni, che è tipo un cantone svizzero, e fanno sta carne secca a quanto pare. Super rinomata tra l'altro in Svizzera, è veramente famosissima all'interno della Confederazione Elvetica. È vero. Con un po' di salsina sopra forse potrebbero dire la loro. E vuole massaggio subito? Diretto così, boom. Dai, queste così, dai, questa carne secca dei grigioni. Vai. Buono, un po' di cheddar in più, un po' di salsina, una maionesina. Erano veramente dei Cristo queste, secondo me. Questa carne secca ha un buon sapore, vero? Non è male. Ma affumicatissima. Ma lo senti il grigione dentro? Il grigione qua dentro. Il grigione. Voto così a secco. 7,5 tendente all'8. Gli manca un po' di cheddar, un po' di salsina in più, qualcosa un po' ancora più zozzo da dargli quel surplus di valore. Mano potenziale, secondo me. Lo sai quella cosa più buona? La carne affumicata, cioè sto sentore d'affumicato, che non è malvagio. 7,5 pure per me. Che poi, ragazzi, se non lo sapete, il canton grigioni è grigio. Cioè entri dentro i colori si disperdono, giusto? Sì. No? Quindi ci potresti andare a vivere. Ok. Andiamo avanti con sti paninazzi che sono belli ignorantoni, lo sai? Mi sembra quasi aver bevuto un whisky torbato, con tutto sta affumicato. È vero, però ammazza, uno spettacolo. Veramente buono. Hai capito? Sono proprio affumicati quelli nei grigioni. Comunque, dicevamo, l'abbiamo pagato veramente un botto, però mi sa che è carico a pallettoni. C'è anche la versione singola, noi abbiamo preso quella double perché avevamo voglia di trucidità quest'oggi. Sì, sì. Perché ieri abbiamo girato il video con Trevor per Due Affamati in Ticino, che vedrete prossimamente sul canale. Abbiamo mangiato tipo da paura, però tutta roba di classe, un po' più per godersi il cibo piuttosto che per sfamarsi, per sfondarsi. Quindi oggi dobbiamo rimediare. Vediamo. Ma che bel brioche bun. Bello. Questo l'abbiamo già visto, il brioche bun al bacon. Guarda qua, pomodorone. Mamma, affettone. Un botto di carne, un botto di cheddar, bacon, ducazzo di pomodoroni affettone, cipollina croccante, tutto in un brioche bacon bun. Sai che mi fa veramente gola. Questo, cioè, è ignorantissimo. Promette benissimo, veramente sì. Alla grande. Il bacon non si può vedere. Si può vedere. Vabbè, dai. Se può vedere. Vabbè, magari, che ne so, c'è avuto una giornata stressante. No, al lavoro l'hanno rimproverato. Esatto. Detto, devi essere più crispy. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Voglio essere mollo. Cheers. Cheers! Prima di mangiare, però, ragazzi, ricordatevi che siamo su Twitch, quindi venite a trovarci sulla piattaforma Melanzana, che famo un sacco di cose belle, tanti format che stavano prima qua su YouTube, adesso stanno di là, quindi accorrete numerosi. Sono d'accordo, mangiamoci. Mangiamo. Fame. Stracarico. Sono fissa perché Burger King Svizzera mi piace pure a me.
C'ha la carne che è una bomba vera. Il bun molto buono, sì. Il primo morso è stato proprio soffice, con quel retrogusto burroso che ci sta bene, ben bilanciato tra l'altro, non eccessivamente burroso, il giusto. Il pomodoro secondo me c'entra qui non c'entra un cazzo, te lo dico sinceramente, non c'entra veramente niente. Sai che io non lo odio come lo dici tu, che c'è tipo a casa tipo tutte la mappetta con i pomodori, con le puntine per scoprire dove si muovono e come farli fuori. Però in questo contesto secondo me è veramente fuori luogo, cioè fuori buttato là così. Fuori luogo ovunque. Bello ignorantone, semplice ma efficace come direbbe qualcuno. No, il pomodoro non c'entra un cazzo, ecco, infatti io volevo. Lo voglio levare pure io stavolta, perché non c'entra niente niente. Solo odio per quei cazzo dei pomodoroni a fettone. Ma non sempre, però in questo caso sì. La cipolletta non si sente tanto, purtroppo, perché è buona presa singolarmente. C'è da dire che costa tanto anche per gli standard svizzeri, però è veramente veramente ignorante e grosso, con questo te sfami alla grande. Comunque il bun non è male, cioè il bacon non si sente. Quando l'avevamo conosciuto, che era il bacon lover mi sembra, di Burger King Svizzera, avevamo un po' blastato perché il bacon non si sentiva. Uguale qua, infatti non si sente, però il brioche bun è buono. Perché quando andiamo a fare le recensioni in Italia prendiamo un panino solo e ci costa tipo un quarto di questi, e quando siamo in Svizzera che ci costano mezzo stipendio se ne prendiamo una a testa? Avevamo fame. Comunque c'ha mille difetti sto panino. Però dopo mangi proprio. Però quando arriva la cipollina è buona. Ah, tra l'altro una cosa da paura, cioè la carne qua in Svizzera è talmente buona che questo, essendo stracarico di carne, non era per niente ciancicoso. Zero. Impressionante. Questa cosa è veramente impressionante. La ripetiamo sempre quando facciamo le recensioni in Svizzera, ma la carne che usano nei fast food qua, tanta roba. È importante ribadirlo. Sto d'accordo. Comunque per me, guarda, potrebbe essere un panino da 8, perché è proprio ignorante, cafone, proprio zarro, per usare un termine che non mi appartiene. Però c'ha un miliardo di difetti. Proprio come gli zarri. Io perché sto panino me lo vedo, no? Fuori da scuola, no? Con la maglietta rotolata, col pacchetto di sigarette qui. Esatto. Gli occhiali da sole, tipo. Questo panino ti ruba i soldi per la merenda. Sì. Capito com'è? Esatto. Frega un cazzo dei suoi difetti, capito? No, com'è? Lui sta fuori e fa lo zarro, come hai detto. Esatto. Parco alto. Il bullo di scuola, capito? Che sta, esatto, lì tipo. Io seguo solo le mie regole. Esatto. Non è un bullo, è un ribelle. Esatto. Perché non si. Il bullismo è sbagliato. Esatto. Però. Quante volte ho detto esatto fino adesso? Esatto. Sarebbe da 8, gli do 7,5 perché quei cazzo dei pomodoroni c'entravano una minchia proprio. Cioè, proprio la minchia. Sì, ce l'ho presente, sì. Non entrava in questo panino, non c'entrava una minchia. Perché in realtà era molto grosso, quindi poteva entrarci anche una minchia, insomma, abbastanza di dimensioni abbastanza considerevoli. Comunque questa non c'entrava. Ok. Quindi 7,5 per i suoi difetti, 8 per l'attitude. Ma 7,5. Ci sta, per me il discorso è più o meno lo stesso, è leggermente più basso il voto perché comunque non ho trovato, no, grande idee, grande, cioè un po' il solito panino che viene proposto, un proprio molto classico, qualche aggiuntina qui lì, cioè, che però realtà, il bun era buono, eh. Il bun era molto buono. È un po' il discorso dell'altra volta, è un bacon bun, cioè, ma il bacon non si sente, quindi vai ad in faccia sto panino. No. Aspetta là, dimmelo in faccia se c'hai coraggio. Dovrei dire una cosa. Cosa? C'è quel bambino che ha parlato male di lei. Io, guardi. Quindi, vabbè, un po' cafone, un bel cafone. Comunque, tornando un po' a noi, per me questo panino è un panino da 7. Meritava sicuramente di più, come dici tu, perché la cafonaggine, l'ignoranza dovrebbe essere sempre premiata, però c'era un po' troppi difetti in questo caso, quindi per me 7. Poi tu sei uno che combatte il bullismo, vero? Certo, quindi assolutamente. Per questo gli ha dato un voto basso. Certo, io lo combatto sempre con scarsi risultati. Sempre combattuto il bullismo con scarsissimi risultati, ma nonostante questo non si molla di un centimetro. Sono d'accordo, chiuderei qua, amico mio. E vi ricordiamo di iscrivervi al canale, così che arriviamo magari a 90.000, assoluto. A 100.000 non ci avete fatto arrivare manco quest'anno, grazie. Grazie, però fateci arrivare almeno a 90.000. Iscrivetevi, ragazzi. Chiudiamo qua, amico mio. Chiudiamo qua. Direi che Dokire doppiate è tutto. Ci vediamo al prossimo Bacon Bun. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video, quindi che fai? Vuoi chiudere? T'azzardà, guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.